Come ti chiami? Guglielmo Messina. Senil Rubera. Vincenzo Mona. Giorgia Leone. Mi chiamo Ivan Di Paola. Quanti anni hai e dove vivi? 20 anni, vivo a Palazzolo Grede. 25, a Palazzolo Grede, in provincia di Siracusa. Ho 18 anni e vengo da Palazzolo Grede. Ho 25 anni e vivo a Palazzolo Grede. Ho 26 anni e ho festeggiato il mio 26esimo anno in Latvia e vivo a Palazzolo Grede, in provincia di Siracusa. Come si chiama il progetto a cui hai partecipato? The Dive Work Camp. Progetto SVE, IBS in inglese. Il progetto è questo Work Camp, è un campo di lavoro. È un progetto SVE di un mese per lo Balkan Youth Festival. Defined Legend, uno scambio culturale che richiamava diversi giovani di diverse nazioni. Dove si svolgeva e quando? In Spagna dal 15 luglio al 30 luglio. In Bulgaria. Si svolgeva in Germania, in Karlstad. A Sandusky, in Bulgaria. Si svolgeva in Lettonia dal 1 al 10 agosto. Come sei venuto a conoscenza del progetto? Attraverso la consulta giovanile di Palazzolo Grede. Tramite la consulta giovanile di Palazzolo Grede. A conoscenza del progetto sono venuto grazie alla consulta giovanile di Palazzolo Grede. Tramite la consulta di Palazzolo Grede. Attraverso l'Informa Giovani di Palazzolo Grede. Qual è ente gestivo il progetto? Il comune di Bedaglio. L'associazione Joseph di Caserta. Lunari. Con Joseph di Caserta. L'ente che gestiva il progetto è la Joseph Enna. Di cosa ti occupavi? I ruoli erano diversi, comunque il ruolo principale era un recupero ambientale basato sulla restaurazione di un ponte lungo un fiume. La mia attività di volontariato prevedeva di andare a organizzare un festival di musica balcanica per i giovani e nell'esattezza ho realizzato insieme ad altri le scenografie del festival. Mi occupavo dell'allestimento del concerto Armstrong e Drape. Prevalentemente della scenografia del festival. Mi occupavo di diverse attività, tra cui scambi culturali con le diverse nazioni partecipi, che erano la Bulgaria, il Portogallo, la Slovenia, la Lettonia e infine l'Italia. Che lingua parlavi? Tra l'inglese e lo spagnolo. Principalmente con l'inglese sforzato. Cercavo di parlare l'inglese. Un inglese così e così. Parlavo un po' l'inglese, l'italiano, ho iniziato a percepire altri suoni delle altre lingue, delle altre culture e quindi iniziavo a parlare anche un po' di tutto. Hai avuto difficoltà con la lingua? Beh, mi aiutavo più con lo spagnolo, grazie allo spagnolo riuscivo a capire di più perché l'inglese cioè, lo capisco anche, però con lo spagnolo mi aiutavo di più. I primi 3 giorni, dopo viene tutto un po' in automatico, i meccanismi si sbloccano. Abbastanza, soprattutto i primi giorni. Abbastanza, i primi giorni, però poi sì. Ho avuto difficoltà parecchio perché quando sono arrivato in Latvia, Lettonia, non parlavo inglese e quindi avevo molte difficoltà, ma giorno dopo giorno acquisivo la lingua e quindi miglioravo la mia capacità. Hai instaurato amicizie? Sì, tuttora ho molti amici su Facebook. Penso di sì. Sì, eravamo 14 ragazzi di tutte le parti del mondo. Sì, diciamo che ho trovato degli amici. Ho instaurato amicizie e ho instaurato anche amori. È stata un'esperienza utile? Sì, perché riuscivo a stare in sintonia, a contatto con la natura e anche il rapporto anche con gli altri, quindi un reciproco rispetto. Tantissimo. Sì, certamente. Sì, abbastanza. È stata un'esperienza utile e fondamentale. Cosa hai imparato? A spaccare le pietre. Muratura, facevamo di tutto, quindi dal muro di cemento alla motosega, quindi a tagliare alberi, eccetera. Ho imparato un po' a confrontarmi con delle mentalità diverse, con delle culture diverse.
con degli stili di vita veramente diversi dai miei, e ho provato a tenere a freno un po' il mio modo di vivere in una realtà che è veramente diversa dalla nostra. Ho imparato a socializzare con gli altri pur non sapendo la lingua, che è una cosa fondamentale. Prevalentemente a relazionarmi con altre culture, con persone di altre lingue. Ho imparato a relazionarmi con gli altri perché forse è l'unica cosa che veramente non è costruita in questo mondo, sono le relazioni sociali. La consigli come esperienza? Senz'altro. Sicuramente. Sì, certo, è un'esperienza che consiglio a tutti i ragazzi, anche perché in futuro sicuramente non se ne può fare un'altra. Sì. La consiglio senza dubbio, perché è un'esperienza che ti insegna a crescere e ti insegna anche a non sottovalutare i paesi meno sviluppati di noi, in un certo senso, che magari loro criticavano l'Italia, che era sempre al centro dell'attenzione, mentre magari noi non sottovalutiamo, cioè non andavamo contro di loro.